Questo video inizierà con una richiesta. Awed è in nomination. Se non l'avete ancora fatto, entrate nel link che vi lascio qui sotto in descrizione ed eliminate Matteo. Dobbiamo assolutamente salvare Awed. Detto ciò, oggi è il grande giorno, il giorno della finale dell'Isola dei Famosi. Il signor Awed è riuscito ad arrivare in finale. Questa sera vi aspettiamo tutti quanti, vi voglio tutti presenti in live su Twitch per guardare la puntata assieme. Il link del canale lo trovate qui sotto in descrizione. Attenzione, perché chi si abbona questa sera al canale riceverà un video saluto personalizzato da me. Quindi una volta abbonati, scrivete il vostro nome utente di Instagram in chat. Noi prenderemo ovviamente nota di tutti i nomi utenti e nei giorni successivi invierò a tutte le persone che si sono abbonate un video saluto. Ricordatevi che se avete Amazon Prime, l'abbonamento è completamente gratuito. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Spero male. Benvenuti all'interno di un nuovissimo contenuto multimediale, ma soprattutto benvenuti all'interno della semifinale dell'isola di Awed all'Isola dei Famosi. Ebbene sì ragazzi, sono emozionato, sono eccitato. Non voglio togliervi altro tempo prezioso, perciò vi ricordo solamente di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Tasto rosso con scritto iscriviti. E basta, cosa sto qui a parlare? Partiamo! Ventunesima puntata dell'Isola dei Famosi e siamo finalmente arrivati alla semifinale. Ventunesima puntata, questo significa che io ho registrato 21 video. Awed, questa è una vera amicizia. Quanto mi mancherà questo orgasmo. Quindi verso la semifinale. Non mogliamo mai! Sono rimasti 9. Hanno conquistato questo traguardo a caro prezzo. E la Madonna, in che senso? Non ho capito! Sono più agguerriti che mai. Qua sei oltre il tuo limite, a tutti gli effetti. Awe, Ignazio, Andrea, Valentina, Nirea, Isolde. Mia madre, mio padre e mia nonna, quell'ubriacona! Matteo, Beatrice e Roberto da soli a Caio Paloma. È vero, ci sono ancora Beatrice e Roberto, non ci posso credere! Stanno per scrivere un altro decisivo capitolo della loro avventura. Io voglio questa voce, perché non sono nato con questa voce? Allora, Isolde e Mirea, salite pure sul cubo. In che senso salite sul culo? Scusate ragazze, cosa c'è di meglio che un ballo liberatorio per sciogliere così le tensioni, anche in attesa... Vabbè, a dire la verità ci sarebbero mille cose migliori, ma non importa, facciamo finta di nulla. Appunto del verdetto, giusto Isolde? Facciamo partire la musica, scatenatevi! Ma cosa stiamo guardando? Ma vi prego, spegnete tutto! Vabbè, allora è arrivato il momento di chiudere il televoto, quindi Isolde e Matteo vi chiedo di mettervi al centro della palapa. Adesso scopriremo chi uscirà, madonna che sputo, tra Isolde e Matteo. Vediamo, sono curioso. Io ho qui la busta, vi leggo il verdetto. Con la decisione del pubblico, il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola dei Famosi è... Chi? Isolde Kostner. Isolde, mi dispiace! Non ci credo, Isolde è uscita, Matteo l'ha battuta, è una cosa fantastica! So che per te è una delusione, sei arrivata a un passo dalla finale, è comunque un grandissimo traguardo. Grazie. Quindi davvero complimenti! Sì, ma Ilari, se metti il dito nella piega non va bene assolutamente! Un applauso a una... Elettra, ci sei rimasta male? Madonna, sono tutti allibiti in studio, non è che è successo qualcosa di grave. Prima di uscire dalla palapa e quindi abbandonare l'isola, devi compiere il tuo ultimo gesto da naufrago, ovvero il bacio di Giuda. Ah, è vero, vediamo chi limonerà Isolde, vediamo. Per cui, scegli un compagno e bacialo. Ah, Matteo, che ma, Prendi e porta a casa. Quindi Matteo, non mi lasciano tranquillo, incredibile ragazzi, cioè me la devo proprio sudare questa finale. Ci avete un'altra maglietta cortesemente? Un'altra t-shirt per Matteo, per cortesia, Max. Cosa sta succedendo? È l'inizio di un porno? Merito di arrivare in finale perché finalmente posso dirmi di essere all'altezza di tante sfide che non pensavo di poter raggiungere, di poter affrontare. Bravo Simo, bravo, siamo tutti con te, tutto il popolo del War, tutto! Ciao Beatrice, ciao Roberto, come va?
Male, spero. Vedo delle facce super rilassate, felici. Te credo, non fanno una minchia, te credo. Siete anche molto affiatati, devo dire. Beatrice, l'avresti mai detto? Bene. No, non l'avrei mai detto, eppure... Eppure sono rimasta incinta da ciufoli. Che vuoi fare? Qualche gioco. Qualche gioco, tipo? 3, 2, 1, via! Ma che cosa stanno facendo? Ma queste sono le loro più grandi preoccupazioni, non ho capito come mangiano! 1, 2, 2, 3, 3, via! Ma si stanno denudando, non ci posso credere! Dovrò blerrare tutto quanto se non mi segnalano la vita. Il bagno è stato un vero e proprio bagno liberatorio. Davvero mi sono sentita rilassata e libera. Ma libera da cosa? Libera, smettila. Col tuffo nudo insieme a Beatrice ho avuto un mezzo infarto. Veramente c'ho avuto un mancamentino. Madonna, che esagerazione il pelado, che esagerazione. Matteo, non ti preoccupare, è solo un gioco, è solo un semplice divertimento e... Mattia, stai tranquillo, non ti preoccupare davvero. Non vedo l'ora di poterlo fare con te. Non fa ridere. Mattia, che invidia, bravo Mattia. Ma perché dobbiamo vedere ste cose? Perché? Perché? Ciao! Ciao Iso! Sai le regole quali sono? Isolde, ciao! Allora Isolde, benvenuta, questo è Caio Paloma. E ci sono questi due naufraghi che vivono qui da una vita. Quindi, nel caso tu scegliessi di restare, io dovrò aprire un televoto flash e sarà il pubblico a decidere i due naufraghi che potranno rimanere a Caio Paloma. Ormai le regole le sappiamo, non stiamo qui a cincischiarci le palle. Se invece tu decidi di ritornare in Italia, prendi la barca e vai, e rimarranno solamente Beatrice e Roberto. Vediamo cosa sceglie, secondo me rimane, vediamo, non lo so. Isolde, manca una settimana, sei un passo dalla finale. Come sempre stanno cercando di convincerla a rimanere, va bene, nessuno vuole rimanere lì. Se accetti di rimanere io avrò un televoto flash, quindi il pubblico deciderà, però hai una chance. Cosa pensi di fare? Sono stata già battuta al televoto da Ignazio, da Matteo, da Andrea, che sto qua a fare per arrivare quarta, quinta o sesta? Attenzione, parole forti da parte di Imoney. La finale è un'altra cosa, pensaci bene. Think bene, per favore. Quindi rimani e lotti fino alla fine? Mi avete convinta, ecco, non veniva la parola. Brava Isolde, ti sembra lo spirito giusto. Mamma mia, che pesantezza ideologica, andiamo avanti per cortesia. E quindi Isolde ha deciso di rimanere, io apro ufficialmente il televoto flash per decidere chi volete che rimanga su Caio Paloma tra Beatrice, Roberto e Isolde. Secondo me vincerà Isolde questa sfida, non lo so, speriamo non vinca Beatrice, mi basta questo. Allora Massi, eccomi Ilari, siete pronti per la sfida? Sono più pronti i ragazzi dentro alle vasche rispetto a Massimiliano che è fuori tranquillo. Eccoli, sì, vedo i naufraghi. Chi vincerà tra di voi sarà il terzo finalista, quindi Massimiliano, spiegaci tutto. Ah, quindi chi vince questa sfida va direttamente in finale, pazzesco, attenzione. Esatto, sarà il terzo finalista chi riuscirà a resistere più in, direi quasi in relax, ma sotto questa pressione di queste vasche immense, perché... Mamma mia, come cazzo spieghi male, Max, mamma mia. Dovranno trattenere respiro, perché piano piano si sdraieranno nelle loro vasche, rispettive vasche, apriremo i rubinetti, scenderà l'acqua, le vasche si riempiranno sempre di più. Non ho capito nulla della spiegazione, ma la prova era intuibile, quindi va bene comunque. Sì, mi sembrano tutti posizionati correttamente. Via. Vai. Dai Simo, dai! Agua dentro con i piedi. Ragazzi, come ho detto prima, è una gara di grande resistenza, di grande freddezza, perché sembra paradossale che uno debba fare uno sforzo fisico e rilassarsi, ma questo è proprio il gioco. Mamma mia, Massimiliano dà solo fastidio, ve lo dice cose insensate che si stanno solo nella sua testa. Ok, mi ha sentito, attenzione! Vale, Mirea si sono fermate, continuiamo il gioco con Matteo e Awed. Attenzione perché Valentina Persi e Mirea sono già state eliminate, mancano Matteo e Awed, dai Simo. Questa volta è molto difficile perché tutti e quattro hanno appunto i rubinetti che cadono direttamente dal cavo, insomma cominciano a bagnare gli occhi e riempiono di conseguenza anche la vasca. Attenzione, Matteo sembra un pochettino boccheggiare, difficile. Matteo sta boccheggiando come un pesce fuor d'acqua, attenzione. In questo momento sicuramente avrà ingoiato un po' d'acqua e si arrende. Ferma, si ferma, quindi il nostro prossimo finalista è Awed. Awed! Non ci credo, è Simo, non ci credo!
pazzesco, bravo Simo, bravissimo cazzo, bravissimo, te lo meriti, te la meriti questa finale. Veramente. Chi è che urla in questo modo? Ma chi è che urla? Valentina, perché c'è da dire che al di là della rivalità ognuno ovviamente si emoziona anche per l'altro. Sicuramente ci sono delle tensioni, delle emozioni che vengono fuori. Quindi Awed, adesso abbraccio Valentina. Ah, Valentina Persa si è emozionata perché Simo è andato in... mi sto commuovendo pure io. Ho i brividi, ve lo giuro, la pelle d'oca. Fantastico, fantastico. Valentina ha capito che insomma il finale Awed. Awed, complimenti! Posso ufficializzare che tu sei il terzo finalista? Sono estasiato, sono! Complimenti Awed, vieni qua. Valentina, Alaska. Tutto bene? Sei felice per Awed? Mi sembra una domanda scontata, Hilary. Siamo fatti una promessa, avevamo paura tutti e due, sono felicissima. Sono felicissima. Con Vale io e Valentina ci siamo fatti una promessa prima di partire, anche con Beppe che è lì in studio. Sono tutti commossi anche in studio, è incredibile. Simo, questa finale te la devi portare a casa. Se non la porti a casa, Simo, ti siamo promessi prima di partire di arrivare tutti e tre in finale. E Beppe, questo è soprattutto per te, ti porto ancora nel mio cuore, ti voglio un mondo di bene, amico mio. Anche noi, va bene. Ciao Beppe, un bacione Beppe. Allora Awed, sei un po' ripreso? Perché devo dirti una cosa importante adesso. In che senso? Cioè, che cosa deve fare adesso? Che era tutto uno scherzo. Ascoltami. No, è tutto vero. No, Simo, non è uno scherzo. Almeno quello non è uno scherzo. Sei il terzo finalista, ma da questo momento in poi il tuo percorso verso la finale diventa ovviamente sempre più importante. Sì, ma non lo lasciate tranquillo nemmeno 5 secondi, mamma mia. Come sai, l'isola è giusta, ma è anche severa. Quindi per una gara vinta chiede in cambio una scelta. Oddio, che odio queste cose, queste dinamiche, solo quando c'è Simo, stranamente. E questa volta è una scelta, devo dire, ammetto, molto difficile. Devi condannare al televoto per l'eliminazione uno dei tuoi tre compagni che hai lì vicino. E te pareva che gli chiedevano una cosa del genere? Vediamo chi sceglie. Chi vuoi mandare al televoto e perché? Devo essere sincero, il mio più grande obiettivo era venire qui sull'isola e arrivare in finale. Quindi in un modo o nell'altro io il mio traguardo realmente l'ho già raggiunto. Sì, ma l'hai raggiunto, ma adesso ti porti a casa la finale, cazzo Simo. E come dico sempre, ci vorrei arrivare con le persone con le quali ho condiviso tantissimo e alle quali voglio davvero tanto bene. Quindi inevitabilmente non posso che fare il nome di Mirea, perché al mio fianco in finale ci vorrei Matteo e Valentina. Bravo Simo, limpido e circonciso, bravissimo! Mirea, secondo te è stata una scelta strategica? No, me l'aspettavo, una scelta di cuore e è andata così. Ah, almeno Mirea è comprensiva e ha capito le motivazioni di Simo, brava Mirea! Allora Roberto, Beatrice e Isolde, ci siamo, qui la busta. Oddio, è arrivato quel momento ragazzi. Con la decisione del pubblico, il primo naufrago che si salva e può rimanere su Caio Paloma è Beatrice! Non ci credo, si è salvata di nuovo, ma com'è possibile? Ho qui il nome del secondo naufrago che si salva e che può rimanere su Caio Paloma ed è Isolde! Quindi Roberto Ciuffoli è eliminato, il pelato è eliminato. Bravo. Complimenti Roberto, hai fatto sicuramente un bel percorso. Iso, godi di Caio Paloma che è meravigliosa. Sì. Si dice che... Bravo Roberto, alla fine gli facciamo un applauso, all'inizio mi stava un po' su... Però poi col tempo è migliorato e mi è stato simpatico. Dopodiché che cosa succede? Matteo e Valentina si sfidano e il vincitore andrà in finale. E indovinate chi vince, ovviamente... Ed è Matteo! Matteo, complimenti! Sei ufficialmente il quarto finalista dell'Isola dei Famosi 2021! Quindi un applauso anche a Matteo che raggiunge Awed, Ignazio e... Andrea in finale, bravissimo anche te! So che ce l'hai messa tutta, mi dispiace, ti dovrai sfidare al televoto anche flash con Mirea e sarà il pubblico a scegliere chi tra voi due diventerà il quinto finalista, l'altro invece sarà l'eliminato. Quindi sostanzialmente nuovo televoto flash, puntata ricca di colpi di scena tra Valentina e Mirea, chi vince va in finale. Quindi ragazze ci siamo, ho qui il nome del quinto finalista nelle mie mani. Grazie Alan, grazie mille per la busta. Il pubblico ha deciso che il quinto finalista dell'Isola dei Famosi è Valentina Persia! Brava!
brava Valentina, brava, un applauso anche a lei, brava, bravissima. Lorenzo e Carlotta e Silvia, questo è per voi. Ma grazie mille, non ci credo, cioè, me l'ha dedicato, grazie mille. Quindi scegli un naufrago e bacialo. Ma mi dispiace tantissimo, cavolo. Oddio, vediamo chi darà il bacio di Giuda, vediamo. Awed. Perché mi ha mandato in nomination prima. L'unica cosa. Vabbè dai, ci sta, ci sta. Tanto te ne vai a casa, quindi ci sta. Ma l'amore sull'isola è l'ultimo a morire. In che senso? Cosa sta succedendo? Perché c'è sempre Simo? No, Vale, questa mattina Valentina si è svegliata con degli occhi differenti. Simo, ma cosa stai dicendo? Ho paura, te lo giuro. No, facciamo fuoco e fiamme, te lo dico come vuoi. E aveva a quanto pare occhi solo per me. Solo che con le altre l'ho giocato, ma con adesso con te non si gioca più. Manca solo che nasca un amore tra Valentina ed Awed, manca solo questo. Un'attrazione irrefrenabile. Fai come se fosse a casa mia. Ma come casa tua, Simo, non si dice così. Magari stanotte facciamo due chiacchiere. Io ne farei una direttamente. Una chiacchiera sola. Ah, ma si... vabbè, lasciamo stare. Allora, Mirea non c'è più, è andata via, è rimasta solamente Valentina. Pensi che sia la volta buona? Ma io mi auguro veramente di sì. Ora chiedo scusa a Mirea, sia lei che alla sua famiglia, perché appena le ho promesso un limone duro è veramente svanita qui sull'isola proprio per confermare la regola. È vero, si è riconfermata la regola. A parte che Mirea l'aveva già eliminata e poi si è reintegrata nel pube, si è reintegrata. Però anche in questo caso è stata Simo ad eliminarla. Da questo momento il vostro destino verrà messo nelle mani del pubblico. Saranno infatti gli spettatori con un televoto a decidere chi di voi diventerà l'ultimo finalista dell'Isola dei Famosi e chi invece dovrà abbandonare l'isola. Si apre un nuovo televoto tra Beatrice ed Isolde e io trovo insensata questa dinamica dove hanno lasciato Beatrice per un mese e mezzo, anche se era già stata eliminata dal pubblico su un'isola che non c'entrava un cazzo, e il giorno della finale la reintegrano col gruppo. Ditemi il senso, se c'è un senso spiegatemelo qui sotto nei commenti, mi sta troppo sulle palle questa cosa. E ho qui la busta con la decisione del pubblico che ha deciso che l'ultimo finalista dell'Isola dei Famosi è... Oddio, ho troppa ansia, ve lo giuro. Beatrice! Ma non ci posso, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo a questa cosa, ve lo giuro, non ci credo. Sono contentissima, Ilari. Quindi sali pure tu sulla barca, ovviamente con un'altra destinazione. Ma tornatene in Italia, per favore, lasciaci stare. Allora, naufraghi, voi siete i 5 finalisti e nessuno naturalmente potrà togliervi questo privilegio. Almeno questo, per fortuna. Ma sappiate che la finale comincia proprio da questa sera, anzi da questo momento. In che senso, sorry? Infatti state per sfidarvi nella prova leader che come sempre eleggerà uno di voi e lo renderà immune e con il diritto di nominare un compagno. Ah! Attenzione, attenzione, non sottovalutiamo questa cosa. 3, 2, 1, via, staccate le gambe. Dai Simo, dai, con quell'addome. Attenzione, ha toccato la parete Valentina che molla. Valentina ha già perso dopo un secondo. In palio leader, Ignazio molla anche lui. Non ci credo, pure Ignazio. Ma Awed è caduto... Un testa a testa, vince la prova. Awed e Matteo sono caduti praticamente insieme. Vince la prova come 18.000 volte. Andrea rimani appeso. Andrea rimani. Ok, devi proseguire. Oh. Ragazzi, attenzione, adesso si è fermato. Stop al tempo. Andrea Cerioli ha vinto. Andrea Cerioli. Un minuto e 27 secondi per Andrea. Complimenti, hai vinto la prova leader. Bravo Andrea, bravo, ci sta, ci sta. Non posso darti subito la collana da leader perché c'è un'altra cosa che devi sapere. Non dirmi che stanno facendo arrivare Beatrice, che le faranno fare la prova e che le daranno la possibilità di diventare la leader. Non dirmelo. Allora vi dico che la prossima sorpresa sta per arrivare proprio adesso, quindi chiedo a tutti voi di andare in spiaggia in riva al mare. Oddio, è proprio lei, non ci posso credere. Allora naufraghi, non so se riuscite a vederla. Speriamo di no. A bordo c'è una persona. È mia madre. È una donna ed è Beatrice. Attimo, arrivo. Ciao. Allora naufraghi, vi comunico, è la sesta finalista. Pensavate fosse...
fosse a casa sua, invece era lì. Non è che pensavamo, speravamo fosse a casa sua. Che Beatrice in una spiaggia vicino a voi ed è rimasta lì per tutto questo tempo, ha lottato con tutte le sue forze. Ma quando mai che le davate il cibo senza una motivazione? Ma smettiamola. Ed oggi è ritornata per mettervi in difficoltà. Benissimo, ci mancava solo questa. Perché ovviamente anche Beatrice dovrà cercare di battere il record di Andrea. Vedete? Vedete che la fanno gareggiare? Ma che senso ha? È ingiusta sta cosa. Che per ora è il leader. Quindi Beatrice adesso tu dovrai cercare di battere il record, il tempo che ha fatto Andrea, che è di 1 minuto e 27 secondi. Di 1 minuto e 27 secondi, giusto Ilari? Sì, esatto. Quindi 3, 2, 1, via! Spero almeno che non vinca la prova, lo spero. Tra 27 secondi! Resisti! Non ci credo, sta resistendo più del dovuto. 5, 4, 3, 2, 1! Non ci posso credere, Posso spaccare tutta la mia abitazione, posso farlo? Sei la nostra ultima leader di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ok? Pure sta co... Andiamo avanti altrimenti impreco. Awed, sì. Lì vicino al fuoco c'è una porta, non so che cos'è, girala. Attenzione perché stanno per far specchiare Awed, attenzione. Non ho capito bene ancora che la vedi. Ma questa qua? Solo quella. Questa? Ecco, girala. Non ci credo, che schifo. Oh, come che schifo? Ma come che schifo, Simo, sei tu? No, raga. Cioè, sei tu. Cioè io sto andando in televisione così. Guarda che schifo. Secondo me devi fare un po' di petto e un altro po' di squat. Ma il culo, vabbè, non ve lo dico proprio, è rimasto veramente... Lo sei giocato a briscola. Non ci credo. Che battutona, Hilary, dove l'hai letto? Sul libro delle barzellette di Totti. Chiedo scusa per questo spettacolo tempo. Tranquillo, Simo, ti perdoniamo. Allora, Ignazio, Valentina, Matteo, Andrea ed Awe. Il nominato del gruppo, quando sente il suo nome, deve fare un passo avanti ed è Matteo. Attenzione, Matteo è stato appena nominato dal gruppo, va in finale lo stesso, ma è comunque tra i nominati. Ora manca il nominato del leader, quindi Beatrice, so che mi stai ascoltando, devi fare la tua nomination, quindi... È vero, è diventata la leader, quindi sarà lei a nominare chi andrà in non dirmi che fa il nome di Awed. Devi farmi il nome di chi vuoi mandare al televoto insieme a Matteo. Nomino Awed. Non ci posso credere! Awed, fai un passo e raggiungi anche tu Matteo. Quindi Awed e Matteo sono nominati. Cioè, ragazzi, sapete già cosa dovete fare. Lo sapete già. Vi lascio qui sotto il link in descrizione. Andiamo ad eliminare Matteo. Salviamo Awed, vi prego. E io apro ufficialmente il televoto per decidere chi volete eliminare tra Matteo ed Awed. Allora, Matteo, Awed, ve l'aspettavate? No, tutti tranne che vedermi con Awed in nomination in finale. Volevamo abbracciarci in finale, ci abbracciamo così. Sì, infatti, che brutta cosa, loro due assieme in nomination, assurdo, per colpa di Beatrice tra l'altro. Devo essere sincero, un po' me l'aspettavo, perché fondamentalmente l'ultimo ricordo che abbiamo di Beatrice era forse lo screzio che aveva avuto con me, quindi magari un po' anche il dente avvelenato, la persona con la quale aveva più motivazioni ero io. Sì ma una cosa successa un mese e mezzo fa, lei doveva essere già a casa. Simo, sarà sicuramente un pochino difficile ma anche intensa. Godetevela tutta, perché poi farete ritorno in Italia. Finalmente, direi, finalmente. Quindi mi raccomando, non mollate e ci vediamo lunedì 7 per il gran finale. Ciao a tutti, buonanotte, buona serata. Buonanotte a tutti quanti, ragazzi. Oggi è il 7, questa sera sarà la finale. La guarderemo tutti assieme su Twitch alle ore 21:40. Ci sarà ovviamente, come la scorsa volta, Medo Preziosi. E niente, vi lascio qui sotto il link in descrizione per il canale di Twitch. Non mancate, dobbiamo supportare Awe. Ultimo sforzo, ragazzi. Spero di cuore, come sempre, questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che io vi abbia intrattenuto. Vi mando un enorme abbraccio, un enorme bacio a distanza. E noi ci vediamo prestissimo, tipo domani, con il prossimo video. Bella, un bacione.